Caro Fernando, caro padrone di casa, caro Raffaele, caro artista ospite, cari amici della Galleria, eccoci qua a riunirci oggi per l'inaugurazione dell'esposizione delle opere di Raffaele Spada. E questo evento è dovuto a una serie di tre coincidenze fortunate. La prima coincidenza: tempo fa incontravo diverse volte nell'autorimessa della nostra casa a Giuseppe Fiaccabrino. Per il suo caloroso e sincero comportamento ci siamo avvicinati per poi diventare finalmente amici. Lui, Giuseppe, lavora nell'aviazione, io nell'arte. Un bel giorno mi parla di un suo amico ex collega che lavorava anche lui presso la ditta di elicotteri Augusta e che poi era diventato artista. Giuseppe mi mostra sul suo laptop le opere di Raffaele Spada. Dall'inizio sono stato affascinato di una grandiosa composizione in azzurro e rosso vigoroso, monumentale, validissima opera in forma e colore. Fu un colpo di fulmine. Guardando le altre opere di Raffaele ho scoperto un surrealista e dadaista di prima ordine, di ricchissima fantasia e grande inventiva e nell'uso di una illimitata scelta di materiali. Lo spirito delle composizioni abbaiate a una perfezione di esecuzione sono i motivi per l'attrattiva spontanea delle sue opere, sorprendendo continuamente lo spettatore con effetti artistici fondamentali di una chiarezza senza pari e tante volte con un spirito saggine che fa sorridere compiaciuto chi la guarda. Paul Klee diceva una volta: l'arte fa visibile l'invisibile. Anche Raffaele Spada fa l'intuizione e la razionalità l'invisibile, visibile con la sua maestria. La seconda coincidenza: Giuseppe ebbe la grande cortesia di presentarmi Raffaele e poi intensi contatti siamo divenuti amici anche noi, scoprendo tante affinità, visioni e idee comuni. Ad un certo punto mi è venuta l'idea di organizzare un'esposizione per Raffaele a Basilea, anche perché lui stima Basilea come uno dei più importanti centri dell'arte nel mondo. E così arriviamo alla terza coincidenza. Fra le diverse gallerie a Basilea mi è sembrato spontaneo e opportuno interessare la Galleria 106 di Fernando, la più appropriata, visto la linea artistica delle esposizioni precedenti. Il caro Fernando, con la sua instancabile fedeltà, mi aveva sempre spedito degli inviti alle mostre della sua galleria. Così avvicinai Fernando con questa idea di un'esposizione delle opere di Raffaele e sono stato felicissimo quando lui gentilmente ha dato la sua approvazione a questo progetto espositivo. Così si chiude il cerchio delle coincidenze fortunate. E così noi siamo questa sera riuniti per inaugurare questa esposizione. A tutti voi vi esprimo di cuore il mio ringraziamento per presenziare il completamento di questa mia idea e la far realtà questo sogno artistico. Oh, grazie mille.